Lettori e lettrici, bentornati sul mio canale. Io sono Xadis 5 e questo è 30 mesi di libri tag. La domanda di questo mese è: qual è un libro che non ti stancherai mai di rileggere? Devo ammettere che sinceramente io non rileggo mai i libri che ho già letto, però qualche libro devo dire che l'ho riletto. E tra questi libri sicuramente uno di quelli che non smetterò mai di rileggere è Il Piccolo Principe, che ho già riletto penso 3-4 volte, e come sapete ho già riletto l'ho già riletto subito dopo aver visto il film, appunto Il Piccolo Principe, e l'avevo già letto e l'avevo già riletto anche prima di andare a vedere quel film, quindi questo sicuramente è uno di quelli che non smetterò mai di rileggere. Un altro libro che ho riletto più volte è Il Gabbiano Jonathan Livingstone, che comunque è un libro molto piccolo, molto bello, di cui vi ho già parlato in un video forse più di un anno fa, però sicuramente è un libro che rileggo e rileggerò molto volentieri. Altro libro che ho riletto, di cui forse ancora non vi ho parlato, è La storia di una gabbianella e il gatto che le insegnò a volare. Sì, vabbè, più o meno il titolo è così, comunque da cui hanno tratto tutto il cartone animato La gabbianella e il gatto, film bellissimo e il libro ancora più bello. Altro libro che non ho riletto, ma che rileggerò sicuramente, devo rileggere e sono sicuro che non smetterò mai di rileggere, è Harry Potter e la pietra filosofale, e comunque tutta la saga di Harry Potter prima o poi mi deciderò a rileggerla, e sicuramente con questo volume illustrato non posso non rileggerla e ho un incentivo, diciamo, in più per rileggerla. Altro libro che rileggerò sicuramente è La bussola d'oro, del quale ho comprato la graphic novel, e sicuramente anche questo è un incentivo per poi rileggermi anche i due capitoli successivi. Quindi questo, di altri libri sicuramente poi ce ne sarebbero anche altri, mi viene in mente, che ne so, per esempio sicuramente La storia infinita, che sicuramente potrei rileggermi molto volentieri, e poi non so, per il momento non mi viene in mente nient'altro. Altri libri che sicuramente ho riletto, perché sicuramente in giro ho qualche cosa, un attimo guardo un attimo la libreria, c'è sicuramente Leggere di Corrado Auges, che ho già riletto e che però al momento non trovo, ma a parte questo comunque quelli che vi ho fatto vedere ho già riletto, alcuni ho intenzione di rileggere, altri come vi ho già detto li ho già riletti più volte e tutte le volte sono rimasto insomma affascinato e insomma mi piacciono sempre di più. Anzi, un altro libro che come saprete ormai è uno dei miei libri preferiti ed è l'ultimo dei libri che mi è entrato veramente nel cuore, è quello che vedete qui, è appunto La meccanica del cuore di Mattias Malzeo, che sicuramente rileggerò e quindi non posso non rileggerlo, quindi questo. Il video direi che si conclude qui, fatemi sapere voi nei commenti qual è che sono i vostri libri che non vi stancherete mai di rileggere, mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, condividetelo su tutti i vostri social network chiedendo a tutti i vostri amici quali libri loro non si stancheranno mai di rileggere.
iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, ma soprattutto ricordate sempre che leggere, o in questo caso rileggere, fa bene sempre alla salute. Ciao!